So che nessuno di voi commenterà con un commento positivo in questo video, perché comunque quello che succederà è successo, insomma, non è una cosa bella quello che vi farò vedere. Quindi apprezzo chiunque, ragazzi, spenderà 5 secondi della sua vita per scrivere un commento positivo sotto questo video. Grazie. Ciao a tutti, ragazzi, qua è Megozzo e benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi parto dicendo che oggi non avrei portato video perché sono un po' malato, non so se si sente dalla voce o si vede anche un po' dall'espressione, però sto cercando di fare il possibile perché sono malato. E due, è successo una grave cosa, che anche è il titolo del video, insomma. Adesso vi spiegherò che cosa è successo. La giornata di oggi, di stamattina, infatti io mi sono alzato alle 8, ora sto registrando, sono 11:53. Fino a poco tempo fa, ragazzi, stavo parlando con una persona, con un fan, penso sia un fan, perché mi ha scritto che voleva un account moddato. Ora vi farò leggere la chat e quindi vedremo anche insieme quello che è successo, dove sono stato per la prima volta dopo 2 anni, ragazzi. No, io non ho mai fatto un video del genere, però se l'ho fatto c'è un motivo, perché non voglio che voi facciate la stessa cosa e che soprattutto dobbiate rispettare le persone, perché è la prima cosa. Perché posso capire che non vi possa piacere un video, posso capire che non vi possa piacere il canale di una persona, ma insultarlo, augurargli la morte, tutte queste cose qui, ragazzi, sono cose che, mi raccomando, non fatemele mai sentire, non si fanno. Non si fanno e non si fanno, soprattutto a gente che non conosci. Beh, allora, avrete sicuramente capito che il motivo degli insulti e tutto, ragazzi, è stato questo, no? Il fatidico GTA 6 che tutti conoscete dalla chiamata della Rockstar, perché a questo punto, ragazzi, lo diciamo, quando abbiamo chiamato la Rockstar la prima volta era ovviamente uno del supporto tecnico, quindi uno veramente della Rockstar, mentre la seconda chiamata, ragazzi, quella del video, era ovviamente il mio bro Zeta Willix, cioè si capiva, si sentiva anche dalla sua voce che quella era una presa in giro a me. E vabbè, e quindi la chiamata della Rockstar, ragazzi, ci stava. E diciamo, questo l'ho realizzato io solo per rendere il video e la copertina più realistici. Dopo, ragazzi, abbiamo andato a Romix, abbiamo fatto comunque il video dove abbiamo fatto il prank a Stepney, Mates, Fabijay, Surreal Power, insomma, l'avete anche visto, l'avete anche visto in molti, vi ringrazio per averlo visto, che ci ha messo molto impegno. E anche loro hanno capito che ovviamente è una presa in giro, se non a perché si chiama prank proprio per questo motivo. Infatti all'inizio del video, ragazzi, ho detto anche che GTA 6 non esiste, quindi lo ribadiamo anche in questo video, ragazzi, GTA 6 non esiste, questa è solo una cosa che ho fatto io, vedete, con alcuni screen della vita reale da calciatore, dove c'è Ronaldo Junior, c'è Messi, c'è Jasmine, c'è Ronaldo, c'è il campo, c'è la casa, ci sono gli elicotteri, la Lamborghini, insomma è una specie di collage realizzato da me. Infatti, vedete, ragazzi, questo addirittura è una custodia della PS3, perché quelle della PS4, diciamolo, se sono rubate Favij e i Mates, io sono rimasto praticamente senza, perché la maggior parte dei giochi li ho in digitale. E vedete, proprio per questo, ragazzi, questa è semplicemente una copertina di un gioco della PS3, e questo è un semplice foglio stampato dove ho messo e ho fatto, diciamo, il tutto. Quindi, voglio dire, si capisce che è fake, cioè nel senso che è una presa in giro, perché il video era stato fatto proprio per inaugurare il pesce d'aprile, proprio del mese di aprile. E poi, ragazzi, fatto quello, pensai di fare anche il prank a Stepney e Fabijay, Surreal Power, Anima e insomma i Mates, no? GTA 6 è palesemente italiano, e palesemente non era italiano, ma finto. Come hai fatto a fare questa cosa? È bellissima. Anche il CD. Penso che questo gioco sia davvero molto bello, perché mi è piaciuto molto il miglioramento che c'è stato nel gameplay. La grafica sembra un gioco in virtual reality, anche quando in realtà non lo è. Vabbè, ci sta però. Io lo prendo volentieri. E devo dire che fin qua è andato bene. Quindi spero che abbiate capito che GTA 6 non esiste, che basta andare su Google, comunque lo cercate, che uscirà nel 2022. Questa è solo una cosa, ragazzi, a livello di prank che ho voluto fare io. E molti mi hanno detto che vi è piaciuto, ma io non pensavo esistesse veramente gente come quella che vi farò vedere adesso, che mi ha minacciato, insultato, augurato la morte, ragazzi, solo per questo. E io vi giuro, in 2 anni non ho mai ricevuto insulti così pesanti, minacce di morte così pesanti da uno sconosciuto, che non so, penso sia un fan, e sicuramente in questo momento sta guardando video. Quindi, se stai guardando video in questo momento, prima di scrivere sulla tastiera, prova
Pensate un po' a quello che state facendo, ragazzi, che è la cosa più importante. Quindi ora passiamo, quindi chiarita un po' la situazione e tutto il resto, GTA 6 non esiste, il video della chiamata della Rockstar e i video dei Mets, abbiamo capito tutto quanto, che il prank è stato bello, anche loro hanno capito che non esiste, ora spero l'abbiate capito anche voi, ragazzi, quindi ora vi faccio vedere sul telefono tutto quanto. Allora, ragazzi, come vedete in sovraimpressione c'è anche un iPhone X, che così potete vedere lo stesso che sto leggendo io, in modo tale da potervi rendere conto di quello di cui stiamo parlando. Questa persona qui, che vi ho già detto che ci sono rimasto veramente malenoso, poi fatemi sapere voi nei commenti se secondo voi una cosa del genere è giusta o meno. Mi ha scritto sulla mia pagina Facebook Omega, quindi da dove facevo insomma gli account moddati. Vabbè, quindi andiamo e leggiamo. Ovviamente, ragazzi, per privacy, siccome io non sono un animale come questa persona qui, io copro il nome, perché comunque sto facendo un video e la sua privacy va tutelata. Quindi io almeno sono una persona a dovere. Ecco qui, ragazzi. Allora, come potete vedere, questa è la chat della persona che mi ha insultato, minacciato di morte e tutte le altre cose. Solo per questo ci teniamo a ribadirlo. Mi scrive: ciao Omega, vorrei un account moddato. Io, ragazzi, non gli avrò risposto perché semplicemente non sto sempre al computer. Lui mi scrive: porca, lo sapevo che voi youtuber non rispondete mai. E già qua, ragazzi, partono gli insulti e la cosa mi sembra abbastanza strana. Io gli dico di calmarmi, come vedete gli scrivo: calmo zio, eccomi, mica sono attaccato sempre al PC, come vi ho già detto io. E gli avevo chiesto giustamente cosa gli serviva. E qui, ragazzi, già mi sono fatto un'idea. Mi ha scritto: da te non mi serve niente, è brutto cazzone. Io ho scritto what the fuck, e poi, ragazzi, di qui sono partiti, come potete leggere anche a schermo, basta che mettete pausa al video se volete leggerlo tutto, che sono partiti gli insulti, vai a morire, e il coso di GTA 6 è finto, insomma tutte le altre cose che vi avevo anche già precedente anticipato. Anche, ragazzi, io rimango basito e dico: fra, ma tu hai veramente problemi, stai calmo, no? E quindi a questo punto lui ha cominciato a reinsultarmi dicendo che ci aveva creduto, cioè, ragazzi, mi pare palesemente giusto, cioè, mi sembra che è fake, dai, cioè, ci arrivate anche da soli, era un pesce d'aprile, era un prank fatto dai Mates e FVJ, quindi ci poteva arrivare chiunque. E lui, ragazzi, qui, vedete, ha iniziato a dirmi che devo morire io, ci avevo creduto, a me, la mia famiglia, e io ovviamente qui non sapevo cosa rispondere, e qui inizia a dire che le mie visual sono comprate. Ragazzi, se le mie visual sono comprate, ditemelo, perché magari ditemi come si fa, che lo faccio veramente, perché non so come si fa. E qui inizia a dire che mi fa denunciare, non lo so, dice che suo padre gli ha levato tutto perché lui lo ha stilato di comprare GTA 6 e poi lui ha scoperto che GTA 6 non esiste. E quindi, ragazzi, qui sono partiti tutti gli insulti, pezzo di merda, non me ne fotte niente, GTA 6 mettito nel culo, stronzo, pezzo di merda, bastardo, devi morire, tua mamma, il cane, lo zio, cioè, che poi in realtà non sa manco scrivere. E gli ho scritto: guarda, se vuoi chiamo un dottore. E quindi ha detto: chiamalo per te. Insomma, potete anche leggere, ragazzi, non sto qui a insegnarvi parolacce, anzi dovrei censurare tutto. Lui mi ha detto: tu devi morire, merda. E io a quel punto, ragazzi, siccome avevo anche da fare, stavo male, ho detto ok, addio, e giustamente l'ho bloccato. E ha anche minacciato, se scorrete su, basta mettete dietro il video, di sputtanare il mio numero su YouTube, che comunque quella è tutela della privacy. Come io ho avuto la tutela della privacy di non mettere il suo nome pubblico, perché non si fa, lui non dovrebbe mettere numero, il mio numero pubblico, quindi, ragazzi, non si fa. Se voi pensate sia finita qui, vi sbagliate, perché dopo averlo bloccato voi penserete: vabbè, Omega, dai, era un hater, così colà. No, ragazzi, un hater non fa così, gli hater li conosco, non so come fanno, e questo vuol dire essere proprio infami e sputare in faccia la vita, perché devi sempre il rispetto la prima cosa per tutti. Io ho pensato: vabbè, dai, lo blocco, mi faccio i fatti miei. Anche, ragazzi, mi arrivano dei messaggi su WhatsApp. Su WhatsApp, esatto, quindi ora ve li faccio vedere, guardate. Mi hai bloccato, ma ho avuto il tuo numero. Bastardo, stronzo, sei la vergogna, ritirati da YouTube, sei uno schifo. Una vergogna a lei, tutti noi, GTA 6 non esiste, sei un fallo. Penso voleva dire sei un falso. Falso di merda, ti ammazzo la famiglia, vengo lì e ti distraggo. Ti distruggo al massimo, capito? Brutto figlio di puh, e vabbè. Insomma, partono insulti a gogo, ragazzi. E ho scritto: ma che problemi hai, fatti una vita? E lui ha continuato pesantemente a insultare me, la mia famiglia, vengono ad ammazzarti tutta la tua famiglia, quel merdoso, tu e fra fate schifo, non sto capendo che cosa stava scrivendo. Ignoranti del cazzo, vergogna, ci hai preso in giro. Io avevo capito che vieta c'era, maledetto bastardo. Ragazzi, io metto le mani avanti. Scusate, ma no, proprio non ho mai visto una cosa del genere. Ditemi voi se è normale. Ti ha preso il mio numero, che non è una cosa da fare. Quindi io potrei anche denunciarlo solo per aver preso il mio numero e per gli insulti e di minaccia che ha fatto. Io ci terrei a capire la vostra nei commenti, magari
apriamo una discussione, ditemi se questa cosa è giusta, non è giusta, se per un gioco, per un prank di Pesce d'Aprile, che è piaciuto anche a me, Zeffa VJ, raga, andate a vedere il video, sta ancora sul canale. Per una cosa del genere, tu auguri la morte a una persona e gli dici brutto pezzo di merda, devi morire. È una brutta cosa. Ho fatto una grande eccezione a portarvi questo video perché quando sei malato non ti va di fare niente. E diciamo che la cosa è finita qui. Questo è, diciamo, quello che mi è successo nella giornata di oggi, un'ora e mezza fa più o meno. Sono rimasto veramente scioccato da quello che ho letto. Io non so se è una cosa del genere normale. Mi raccomando, non fate mai queste cose. Non faccio questo video per sfogarmi, per non so che fare, no. Soprattutto questo video perché non voglio che voi ragazzi facciate la stessa cosa, ma non a me, a chiunque, perché queste cose non si fanno perché chi subisce, perché noi youtuber ragazzi, mi sta venendo da piangere. Noi youtuber ragazzi subiamo sempre troppo da tutti. Cancro, stronzo, figlio di puttana, solo perché uno gli piace fare i video, c'è una passione per i video, subisce di tutti i colori. Quindi mi raccomando, ragazzi, non deludetemi, sempre al top, sempre alla grande, non fate mai queste cose, perché non penso di avervi trasmesso questo tipo di cazzate qui dove bisogna prendere insulti la gente, insultarla. E insomma, via dicendo. Io ci tengo a sapere la vostra nei commenti, come la pensate, quindi ringrazio chi magari metterà un commento di supporto e grazie ancora ragazzi, quindi era un video sfogo per voi, non per me. Ricordatevelo, per voi perché voglio che capiate ciò che è giusto e cosa è sbagliato. Quindi spero abbiate recepito bene il messaggio, ragazzi. Io adesso vado che non ce la faccio veramente più. Qui è Megozzo, ragazzi, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao.